Numenor baba ni lontav, Nike B Power, Nippon Rodi, non lo so, Nakaradeni e Nabla dei Lupi in seconda fila. Miglio anziani, si va a partire. Prudenza al momento l'1 di Next Stop America. Piano anche il 16. Ha avuto problemi al via Negus B. Dall'esterno Neruda Pablo, sopravanza Orlandino. Poi Ninini HP a precedere il 2 di Nico Rix. Prima curva 13-9 per il battistrada. E Ninini va a presentarsi a largo in anticipo su Nippon Rodi, ben filtrato, è partito bene anche non lo so. Ninini va a chiedere il via libera, 29,5-400 e Romeo Gallucci porta Ninini a condurre. All'esterno arriva il compagno Nippon Rodi e Nippon Rodi prova a sfilare sul compagno di scuderia. Escono fuori 600 in 43,6, c'è l'errore a centro gruppo di Nike B Power. Ne approfitta per uscire dalla corda Nico Rix che prende la scia di non lo so. Mentre Nippon Rodi guida a gran ritmo, 800 in 59 per Nippon Rodi. Risale non lo so con i scia Nico Rix, i due che riguadagnano terreno, ma si fa fatica, l'andatura è brillante. Con Nippon Rodi ora riaccostato da Ninini, il chilometro in 14 secchi e Ninini problemi anche per Nico Rix, di dentro guadagna bene Orlandino. Si affaccia al largo Ninini, poi viene via il 2 di Nico Rix, curva finale 14.9, 1.29.2, Nico Rix è molto incisivo al largo di tutti, riguadagna terreno a vista d'occhio. Nico Rix che si porta sulla testa al largo, ritorna anche l'1 di Next Stop e il 12 di Nike B Power, l'addirittura che vede Nico Rix fiondarsi su Ninini che è ancora in leggero vantaggio. Ninini in vantaggio, Nico Rix che finisce bene, poi ritorna Nike B Power di dentro il 4 di Orlandino. Ninini HP, Romeo che la porta a casa su Orlandino e Nico Rix. 1.59 qualcosina con Ninini che si afferma. 1.14.7 per il vincitore Ninini HP che sfila a condurre, sfrutta il treno del compagno di training. E si afferma bene, dobbiamo rivedere per le piazze perché Ninini si afferma bene anche chiaramente a bella media. Per il secondo è filtrato per linee interne il 4 di Orlandino che buca tutti e prende probabilmente la seconda moneta sul 2 di Nico Rix. Poi c'è il 14 di non lo so e il 7 di Neruda Pablo che dovrebbe essere quinto. Quindi l'ordine arrivo ufficioso ma più che probabile 5, poi il 4, il 2, il 14 e il 7, 5, 4, 2 e la tris, 5, 4, 2, 14 il quartet, 5, 4, 2, 14, 7 il quintet. Ninini HP, Romeo Gallucci si chiude nel segno di Romeo, questa tris, ben interpretato Ninini, ritorna al successo dopo un periodo molto opaco, corre bene Orlandino così come Nico Rix, non ha avuto fortuna Nike B Power che ha sbagliato probabilmente per un contrasto al passaggio, ha inseguito bene ma ormai era troppo tardi, il favorito Nike B Power. Direi che è tutto sulle immagini del vincitore.